Nel 1964, mentre arriva sul mercato la nuova 275 GTB, continuano numerose le vittorie nelle corse per vetture sport, prototipo e GT. Nello stesso anno la Ferrari con la 250 GTO è campione del mondo costruttori. Nel 1965 i successi Ferrari proseguono con il primo posto alla 24 ore di Le Mans di Rindt e Gregory, con la 250 Le Mans, derivata dalla versione stradale costruita in una trentina di esemplari. Ormai la Ferrari è una grande azienda che, oltre a vincere nelle corse, commercializza vetture Gran Turismo apprezzate in tutto il mondo. Enzo Ferrari pensa però al futuro della sua azienda, anche se suo unico erede è il figlio Piero. Nel 1967 la innovativa 330 P4 si aggiudica il campionato del mondo marche per vetture sport prototipo, battendo le rivali Ford. Il volto di Gianni Agnelli vuole ricordare che nel 1969 Ferrari firma un importante accordo di partecipazione paritetica con il gruppo Fiat. Ciò consente alla casa di Maranello di continuare l'impegno nelle corse, ma anche di spingere la produzione in grande serie delle vetture stradali.